I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Think about it every night and day, spread my wings and fly away. I believe I can soar, see me running through that open door. Ben ritrovati alle Cantine di Platone, siamo al terzo appuntamento della settimana con la cultura, con i libri e con gli autori. Ringrazio ancora Dagmar e Valentina per il loro contributo musicale. Questa settimana abbiamo un ospite davvero interessante, lui arriva da Cesena, è un giornalista sportivo, ci viene a parlare qui del suo libro, lo andiamo ancora a conoscere, lui è Fabio Benaglia. Ciao. Di nuovo ben ritrovato. Grazie, Fabio. Ciao. Allora, in questi giorni ne abbiamo parlato un bel po', ma vorrei continuare a farlo, di questo libro, Mio figlio è un fenomeno. E lo stiamo insomma raccontando in questi giorni, parla un po' di una situazione abbastanza, tu hai detto che è una minoranza, però secondo me è abbastanza diffuso ultimamente. Sì. Questo atteggiamento di alcuni genitori di proiettare nei propri figli magari delle aspettative più grandi e quindi magari ecco, creare una sorta di mitomania, un po' di questo atteggiamento di carrierismo, e ci si aspetta magari dai figli che insomma nascano dei fenomeni. Vorrei partire oggi da una premessa, proprio la premessa del tuo libro. Vorrei leggere giusto questo pezzettino. Lo sport fa il bene dei nostri ragazzi e chi se ne accorge merita un applauso, con migliaia di famiglie che giorno dopo giorno fanno sacrifici per far alzare dal divano i figli e portarli all'allenamento. Arriva un momento in cui si diventa tutti un po' tassisti, mobilitando ogni risorsa disponibile in agenda per far arrivare i ragazzi puntuali al campo o in piscina. Si arriva a chiedere favori e passaggi a nonni, zii, cugini e nei casi più arditi addirittura ai vicini di casa. E già questo basterebbe a spiegare l'incredibile energia contro la disumanità che può sprigionare una borsa di allenamento. Una famiglia che invita una bambina o un bambino a mettersi in gioco è mossa dalla convinzione che entrando nello spogliatoio ci si tuffa in un patrimonio di valori che resiste per una vita, soprattutto se si trova la società giusta con l'allenatore giusto. Nella grande maggioranza delle partite che si giocano ogni weekend in tutta Italia è lo spirito sportivo a farla da padrone. E questo è il lato positivo. Poi ci sono i casi in cui ci si spinge oltre ed entrano in azione le minoranze rumorose di bordo campo, con i genitori che finiscono con l'invadere i sogni dei figli, pomeriggi di tristi storie adulte nel campo di gioco dei ragazzi. È umano fare il tifo per i nostri figli, in fondo lo facciamo fin dalla loro nascita. Il momento del tifo fazioso e di parte arriva per tutti i genitori, poi c'è chi lo fa per un minuto e chi per una vita. Ci tenevo a leggere questa premessa perché secondo me è proprio un riassunto di questo libro. Sì, hai detto bene. Intanto leggi il mio libro molto meglio di me, quindi ti faccio, ti faccio complimenti. Non è così. Tra l'altro tu hai ragione quando dici è comunque un fenomeno in espansione. È legato purtroppo, credo, anche alla crisi economica, perché io credo che da 60-70 anni a questa parte ora abbiamo la netta percezione che i nostri figli e i nostri nipoti avranno un benessere economico inferiore al nostro. È una paura che penso noi avvertiamo tutti i giorni aprendo un giornale o guardando qualsiasi notiziario. Ed ecco che allora magari diventa veramente un possibile rifugio, un possibile investimento il ragazzo. Tu vedi che, caspita, però tennis promette bene, io ho il nuovo Roger Federer in casa. Oppure magari, cavolo, mi diventa anche una stella dell'NBA come Marco Bellinelli, che da Bologna è arrivato fino a San Antonio a vincere il titolo. E questo però rovina tutto, perché uno o due mesi di gare fatte bene non vogliono dire assolutamente niente, sono magari un buon segnale, sono il segnale che un ragazzo si sta divertendo, ma non sono assolutamente un investimento ventennale o un titolo obbligazionario quello che noi stiamo vedendo in campo.
Sì, anche perché poi io ovviamente non sono un'esperta, non sono un'educatrice, non sono insomma una psicologa, però suppongo che sicuramente tifare per i propri figli sia sano, incoraggiarli e spronarli insomma, a trovare le proprie come dire, peculiarità, a come dire, sviluppare le proprie capacità sia assolutamente positivo. Però ecco, creare appunto dei, come dire, dei miti, falsi miti probabilmente, o magari ecco, riversare nei propri figli delle speranze che non sì. si sono poi compiute nella propria vita, forse questo non è del tutto giusto, anche perché poi magari a un figlio non gli piace giocare a calcio, esatto. o magari alla bambina non le piace ballare, però la facciamo andare a danza perché io volevo essere una ballerina. Sì. Io alla fine poi parlo poi di invasione di campo, alla fine io parlo di adulti che vogliono provare a giocare ancora le partite, che loro però hanno giocato già da ragazzini, il loro tempo, il nostro tempo è finito, adesso magari ci aspetta qualcosa di diverso. E un paradosso secondo me è che le stesse persone che alla sera si mettono sul divano, guardano la TV e dicono mamma mia, Carlo Tavecchio è il presidente federale della Federazione Italiana Gioco Calcio, ha 71 anni, Napolitano era presidente della Repubblica a più di 90 anni, governa sempre gli stessi. E poi alla fine però sono loro che non danno spazio ai giovani. Sì. È tutta una reazione a catena piuttosto ipocrita che conferma il fatto che l'Italia non è ancora esattamente un paese per giovani. Ecco, è su questo cambiamo domanda perché qua ci sarebbe sì, da fare una puntata a parte. Decolliamo sulla stratosfera e andiamo oltre. L'allenatore Prandelli, per giustificare il fallimento degli ultimi mondiali, cita la debolezza dei sistemi educativi, accusando i genitori di essere troppo oppressivi. Lo stesso Prandelli cita alcune frasi tipiche dei genitori, tra cui una che secondo me è veramente grave come frase: lei non deve insegnare l'educazione a mio figlio, ma solo a giocare a calcio. Vorrei commentare con te questa frase. Sì, questa frase è assolutamente micidiale, perché noi pensiamo veramente che all'interno di questo recinto di gioco vadano degli avatar e non gli stessi ragazzi con cui magari parlavamo 5 minuti prima, come se per forza si dovesse essere scollegati dalla realtà. Io cito nel libro anche il dialogo fra un allenatore e due genitori che erano stati convocati perché il figlio aveva dei brutti risultati a scuola. La società ne aveva preso visione e ha detto caspita, qui però c'è qualcosa che non va, bisogna cercare di conciliare entrambi gli aspetti, e quindi incontrano i genitori. L'allenatore propone: guardate, se può essere utile per qualche mese saltare un allenamento e così recupera a scuola ed è anche più tranquillo, lui più sereno in entrambe le cose che fa, non c'è problema. I genitori, tra l'altro non arroganti, non cafoni, ma molto tranquilli, molto posati, dicono scusi mister, ma la pagella cosa c'entra? Lei pensa a far giocare bene il figlio, che all'educazione ci pensiamo noi. E a quel punto l'allenatore interpellato disse ah, vabbè, ovviamente io qui faccio un passo indietro perché la famiglia siete voi e mi devo adeguare. Però anche qui, secondo me, c'è veramente una visione distorta dello sport. Ora tu pensi che sia una squadra di calcio solamente un calciatorificio. Cioè, tu provi a farmi diventare campione mio figlio e tu pensa solamente a quello, che al resto penso io. E invece è davvero un patrimonio bello di valori che poi rimangono per tutta la vita. Io, allora, per farla in modo molto banale, ero un giocatore di basket scarsissimo. Avevo uno spogliatoio fantastico, un gruppo di amici incredibile che sento e vedo ogni tanto. E alla fine abbiamo perso una valanga di partite. Però io ho amicizie che rimangono per tutta una vita. Alla fine è tutto qui. Sì, anche perché poi non è vero che poi l'allenatore deve soltanto insegnare a giocare a calcio, perché lo sport, come tutte le discipline insomma, sportive, sono comunque delle attività educative e l'allenatore è una figura educativa per i nostri figli. Ma certo, poi i migliori insegnanti penso che noi abbiamo avuto, non li ricordiamo solo per come spiegavano. Assolutamente. Credo, no? Una tante immagini più profonde, più belle, magari di una ricreazione, di un intervallo, di una battuta, insomma, sarebbe come dire che il buon insegnante è quello che spiega dalla prima all'ultima, al primo all'ultimo secondo di lezione e poi sì. saluta e va via. È molto di più, tutta la vita è molto sì, di più. Il problema è che probabilmente viviamo in una società in cui il nozionismo pare sia più importante poi insomma di come vengono spiegate le cose e magari dei messaggi che ci possono essere dietro, no? Sì. Cioè magari riempiamo i nostri figli di notizie, di informazioni e non si pensa poi veramente alla relazione che si crea tra un allenatore e un ragazzo o tra un maestro e un allievo. Voglio insomma salutare il nostro pubblico con un'ultima domanda. Secondo te quale può essere, ovviamente in questo libro come dicevi tu nella prima puntata non voglio insegnare nulla, però certo. dal tuo personale punto di vista quale può essere un modo per cercare di far capire a questi genitori in realtà che
i loro figli magari non sono poi così bravissimi magari nell'attività del calcio, che però l'attività calcistica può essere comunque un percorso propedeutico per loro, quindi non per forza per diventare delle star. Ma guarda, l'idea più banale che mi viene in mente è accettare la sconfitta. Accettare la sconfitta nello sport, in politica, in tangenziale, in fila, dal fornaio alle poste, nella vita di tutti i giorni. Perché purtroppo, la dico in romagnolo, siamo veramente circondati dal concetto che dal secondo in poi siamo tutti patacca, alla fine, insomma. Sì, ecco. All'ombra del primo, che viene intervistato sotto i riflettori, alle modelle, le veline, sul divanetto della discoteca, all'ombra del primo classificato siamo veramente un elenco di nullità. Quando cominceremo a capire che non è assolutamente vero, che lo sport e la vita di tutti i giorni sono qualcosa di molto diverso e molto più bello, magari pian pianino. Ecco, vedi, già sta cominciando a fare la morale, non mi piace, però ecco, no, secondo me assolutamente, non è una questione di morale, è una questione da una diversa cultura di... della sconfitta, per me parte tutto da qui. Probabilmente prima di educare i nostri figli dovremmo educarci prima di tutto noi. Insomma, prima di educare i nostri figli, educhiamo prima i genitori. E con questa frase da moralista, alla proprio grande, tremenda. Un trionfo. Poi detta da me, che io non sono neanche genitore, però insomma, lo dico da figlia, ecco. Mio figlio è un fenomeno, il libro di Fabio Benaglia, ne stiamo parlando in questi giorni, lo avremo ancora ospite domani. E dopo il nostro appuntamento con la musica, perché tra un po' ascolteremo Dagmar e Valentina, che chiuderanno la puntata in musica, ascolteremo ancora un pezzo letto da Fabio Benaglia. Noi ci vediamo domani, sempre col solito appuntamento con la cultura e con i libri, qui alle Cantine di Platone. Non mancate. Chances before, but now I'm gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you gonna regret. Don't let the fire rush to I've heard the accusation before, and I'm gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky looking at you. Sfogo di un allenatore al culmine dell'esasperazione, dopo quasi 30 anni di onorata carriera nei vivai. Io ne ho pieni i maroni dei miei dirigenti, quelli che in estate ci dicono alle riunioni tecniche: i bambini devono giocare tutti. Belle parole, come no. Però poi sono gli stessi dirigenti che in autunno, quando io perdo una partita, fanno fatica a salutarmi. Per non parlare poi di certi genitori: se mando in panchina il loro figlio, allora sono un cretino. Se invece lo faccio giocare titolare, allora sono bravo, bello e buono. Anche se magari ho fatto tardi all'ultimo allenamento perché stavo rapinando una banca. Ma che razza di storia è questa? Io sono sempre io, che perdo o che vinca, che faccia giocare questo o quell'altro.